Salve a tutti. Il 9 giugno è stata pubblicata la nota ministeriale con cui sono state avviate le correzioni di conferma e mutamento di incarico e di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici. La nota, invita gli uffici scolastici regionali a tener conto, oltre che della normativa di carattere generale, anche delle disposizioni normative di cui alla legge 104 del 92. Questa indicazione, tuttavia, mal si concilia con la previsione del bando di concorso del 2017, all'articolo 15, laddove si prevede un vincolo triennale nei confronti dei candidati vincitori, quali per un triennio non possono chiedere il trasferimento fuori dalla provincia di originaria assegnazione. Secondo la tesi del Ministero, in particolare, la disposizione del bando vincolerebbe i vincitori per un triennio nella stessa regione anche a fronte delle ipotesi di cui alla legge 104 del 92, quindi anche nel caso in cui il candidato vincitore dovesse essere soggetto disabile o assistere un soggetto disabile grave. Tuttavia, questa tesi è stata smentita già da diversi tribunali, i quali hanno evidenziato la prevalenza della legge 104 del 92 in quanto norma ritenuta di rango imperativo, in quanto portatrice di interessi costituzionalmente rilevanti, rispetto alla disposizione, sicuramente di rango inferiore, del bando di concorso che prevede il vincolo. A questo punto, a fronte del termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità previsto per il 21 giugno, consigliamo a quanti dovessero trovarsi nelle condizioni di cui la legge 104, in quanto disabili personali o assistenti un soggetto disabile grave, di allegare la relativa documentazione alla domanda di mobilità interregionale ed eventualmente, in caso di diniego al movimento da parte dell'amministrazione, rivolgersi alla magistratura del lavoro. Vi invito a seguire il sito La Tecnica della Scuola per ulteriori aggiornamenti e a seguire i nostri canali social. Arrivederci a tutti.